allenatore dell'Asti, Milosevic. Allora, due squadre che in campo appunto si equivalgono. Secondo te la differenza può averla fatta appunto la panchina più numerosa? Quello sicuramente. Per prima cosa, come ci si aspetta dalle finali, è stata una finale combattuta, però alla lunga su dei campi comunque abbastanza grandi, se uno ha una panchina più grande, come nel mio caso oggi, un po' di differenza la fa. Alla fine avevamo dei giocatori un po' più freschi, loro ci hanno messo verso la fine in difficoltà giocando con il portiere in movimento, come la Aosta fa anche con altre squadre. Sicuramente contentissimo di questa vittoria, devo dire un grazie grandissimo anche a Gabriele Penna, che è allenatore della Under 18, cioè dei juniores, che tra virgolette mi ha prestato diversi giocatori, nel senso che sono giocatori che, essendo nati nel 94, possono giocare sia con la juniores sia con gli allievi, perciò una grande differenza l'ha fatto anche questo sicuramente. Fogliotti, capitano dell'Asti, questo è appunto il tuo terzo anno con l'Asti, che cosa appunto ne pensi di questa vittoria che finalmente dopo 3 anni è arrivata? È un'emozione bellissima, anche perché vincere così contro l'Aosta, che è reputata la squadra più forte del Piemonte, è sempre bellissimo. Dopo anni anche con la juniores che perdavamo, adesso ci siamo tolti una bella soddisfazione e speriamo anche di andare avanti e di riuscire ad arrivare alle Final Four nazionale. Lucas, bomber dell'Aosta, 4-1 poi 4-3, eravate appunto ad un passo dalla rimonta, ma poi appunto avete perso, che cosa si prova? Siamo tutti tristi perché abbiamo giocato meglio noi, abbiamo fatto tanti allenamenti a settimana, eravamo tutti concentrati per questa partita, abbiamo messo anche il portiere di movimento, però la palla non entrava, non c'è niente da dire, se giocavamo altri 20 minuti non vincevamo lo stesso perché la palla non entrava. Oggi c'è stata un'azione con Sandro alla fine, accompagnando il capitano, vi ho preso un palo io, Simon ha calciato diverse volte, però la palla non entrava, ormai siamo tutti tristi nello spogliatoio a piangere, però non si può fare niente, pensiamo tutti a vincere domani, che abbiamo la finale del 18, giochiamo sempre noi allievi, ci saranno 3-4, 92, 91, fuori quota, e speriamo che domani vada bene, no? Perché dobbiamo battere per forza, per scordare quest'oggi, che è stata una brutta sconfitta. Questo è il tuo primo anno appunto in Italia, come ti trovi appunto nel campionato italiano? Cioè, finora mi sono trovato benissimo, sono arrivato quest'anno, il ragazzo più giovane ad arrivare in una squadra, uscire dal suo paese, ma mi sto trovando bene, solo la nostalgia che è tanta, ma andiamo sempre avanti, però sto giocando anche 3 categorie, siamo usciti in 2 adesso, sempre contro l'Asti, una cosa assurda. Però mi sto trovando bene, sto giocando. Adesso abbiamo l'Under 18 che dobbiamo continuare. Se vinciamo domani abbiamo un'altra partita contro una squadra della Lombardia. E se vinciamo le Final 8, speriamo vada bene, no? Di 4 partite dobbiamo vincere minimo 1. Abbiamo perso 3 finora, ma va bene, va benissimo.